Ci possiamo vedere. Non lo so. Allora mi ragiono e glielo rispondo. Aspetta. Domani? Sì. Così chiamarti? Ora gli mando un audio, devo ragionare. Io gli chiamarti domani? Sì, quattro ore, ora ragiono 2 minuti e gli rispondo. E quando gli rispondo non continuo, perché i pezzi di merda non gli hanno risposto. Sai cosa pensavo io? Ma tu ti ricordi quel giorno? Ma non ricordi quel giorno? No, aspetta. Ah? Sì, voglio testare la tua intelligenza. Visto, sto parlando di... Hai visto la pizza come gli volava? Però beh, tu, sono ricordi, sì, sono... Ma tu... Visto, Cristiano? Sì, ma tu andavi nello spazio, sei in grado? Avevi paura? E invece sono tutte le cose studiate. Però c'è il rischio che sono morti alcuni nello spazio. Aspetta, esplode il missile e scoppia come condincia. Non so, ci corriamo. Sì. Ti ricordi quando eravamo al centro e tu gli hai chiesto a quel bestia di Fortunatano ma cosa si fa oggi? Gli ti ha risposto come se non dovessi dire una domanda del genere. Ma e cosa? Un'altra troia di Annana. No, tu basta, continua. Ah, cioè tu cercavi di fargli capire, ma così miglioriamo. Che cazzo di risposte mi dai? Ma ti rendi quanto? Non fa ricordare che sto male. No, ma tu stavi male quando loro facevano così. Sì, non fa ricordare. Ma no, per quel giorno tu avevi risposto bene. Quel giorno ti sei sentita male, se ti ricordi. Mi sentivo sempre male con loro. Io ti volevo far ricordare ora, però. Non hai mai resistito a dire me ne fotto, oppure ci rimanevi male. Non fa ricordare, che l'abbiamo dimenticato. No, ma farti capire la colpa è loro. Guarda caso, sapete questo che è successo? Andavano per un centro per down, qua non so dove vicino a qua, a Reggio l'hanno bruciato. Chi? Mancali. Io metterei telecamere dappertutto. Così fanno. Comunque, ricordi che non... Se gnegna mia! Dico, domani chiamano Ciccio. Se gnegna mia! No, fra un minuto gli ho detto. Scendere in questi primi momenti, c'è il sistema vestibolare che è impazzito, non sai più dove l'alto, il basso. La prova vestibolare. Dell'udito. C'è a dormire anziché una cabina telefonica, a dormire disteso in un letto. Qual è la cosa? In realtà io avrei voluto tornare in su a dire solo per l'assenza della forza di cantare. Per la cosa che ho fatto, beh, siamo. Abbiamo un desiderio. Ma gli dicono dalla centrale, dicono che sono le 8, potete andare a dormire. Che ti interessano se giorno o notte? È una cosa un po' lunga, perché cioè, tu atterri, sei in casacchi, nel senso la steppa, ti portano dentro una tenda, ti riportano su un veicolo, ti portano un elicottero, ti fanno un'ora e mezza di elicottero, arrivi a Karaganda in questo caso, sali su un aereo della NASA e fai 20 ore di volo per arrivare a Houston. Per cui la prima cosa che viene in mente è lasciatemi stare un attimo, lasciatemi dormire. Senti, ma tu vuoi tornare allo spazio? Torneresti? Pensi di tornare? Beh, in tanti mi dicono, Nestor, questa è la terza missione, è già un miracolo che ne fate tre, poi è la tua età, quindi questa sicuramente prenderai la... Possiamo dire la vecchia che ho? Sì. Quasi 61 anni. Ragazzi, ma poi 61 anni, puttana. No, perché non ha 61 anni perché essendo stato nello spazio 3 volte, il tempo lo guadagni. Sì, secondo la teoria di Einstein, qualche 3 o 4 millisecondi in meno. Esatto, 3 mili 4 secondi meno oggi, 3 4 millisecondi meno domani. Grazie per la cosa di Sena, ma non è che uno arriva a 60 anni di solito, non è che. Una prova di incoraggiamento per la quarta missione. No, volevo dire che mi dicono Nestor sicuramente appena la tutta chiodo, queste cose, sì, in effetti probabilmente come astronauta professionista, sì, ma il fatto di poter andare... Allora, 21.08 e 49, è importante, siamo arrivati 18.03.2018. Lo spazio si aprirà a tutti, tra poco, l'anno prossimo cominceranno a volare quei voli commerciali, cominceranno... Per ricordi che mi solleva la mente. Anche voi riuscirete a comprare il biglietto per andare causati una settimana da chissà, questa volta me le fanno fare queste foto dalla cupola in tranquillità, pezzi di merda e troie. Questo succedeva naturalmente. Senti, che mi solleva la mente. Come mi sono obbligata a far litigare? Diciamo che siamo da un lato addestrati, dall'altro abbiamo un obiettivo abbastanza preciso e quando c'è un obiettivo abbastanza preciso fa in modo che 6 persone, 7 come queste in uno spazio veramente angusto come quello che potrebbe essere quello dello shuttle riescono a lavorare pensando a questo obiettivo comune. Certo, devi essere un po' flessibile, un po' attento. Una delle cose
importante, secondo me, che ho imparato qua, è che bisogna sempre dire le cose. Cioè, se c'è qualcuno che ti dà un attimino fastidio di una cosa, non devi dire subito, perché poi se io lo so che do fastidio a fare questa cosa, non la faccio, ma se non lo so, arriva un momento in cui prendo uno schiaffo e non so neanche perché. Senti Paolo, per salutarci, devo fare una domanda un po' di più. Tu lo devi dire una cosa, hai ragione. Infatti quel bastardo là che mi ha detto, vedi che tu mi dai fastidio, vedi che tu fai così. No, cioè lui gli faccio così e mi dà uno schiaffo. Senza sapere perché. La gente non ha coraggio, non ha le palle. No, devo essere sincero, ma c'è stato. A un certo punto non mi sono presentato che visto una luce, ma poi è una cosa così. Aspetta, avete visto una lucina? Quindi ci sono tutti. Sì, vabbè, non è niente di particolare. No, la domanda è interessante, però è importante. Posso dire che condizione che non potesse essere è espressa comunque, che noi pure nel video non abbiamo mai incontrato. Forme di vedi vita foglio allo stesso tempo sono anche 18 3 2018 enorme grandissimo ci siano forme di vita da qualche parte dobbiamo pagina il problema sono le una. Distanze è come se uno fosse qui in Italia ci fossero due persone al mondo uno in Italia e uno in America e non si sono mai viste può l'italiano dire che non ci sono altre forme di vita al mondo perché non c'è nessun altro e questo è lo stesso. E nell'universo ci sono foglio. Se dovessimo 18 3 2018 che sono l'universo dovessimo mettere vedi anche qua lo faccio bastardo di merda bastardo di merda questa condizione mi ha provocato bastardo di merda grassone di merda troie tutte troie che avete sto interpretando per farvi capire chi produce un torto si può rispondere così io non sono che non sono uno che dice alle femmine troie le porcate come le fanno le desiderano i maschi io non condanno nessuna femmina se le fanno perché chiaramente essendo anche esseri umani femminili hanno anche loro gli ormoni hanno il desiderio sessuale ma quando fate però allora le zoccole cattive le cattive zoccole cioè di bagnare il biscotto quello zuppato anche in bocca vabbè. Ma quando però fate comportamenti negativi a fare litigare i maschi e questo ho fatto solamente un esempio degli infiniti esempi che si possono ancora fare no? Quindi se poi allora subite la violenza non solo voi maschi non solo voi femmine ma anche i maschi quindi di ambi i sessi di ogni età quindi se succedono queste cose allora vi devo dire per questa categoria ve le cercate non quelle che ho sentito da TG da cronaca, da gialli, TV di giallo, là quello che cazzo è. Quelle non lo so come andate a finire, se hanno torto le ragazze, le donne, i maschi, non lo so, che non è che possa essere presente. Se io non vedo e non sento una cosa, non posso dire chi ha torto, chi ha ragione, se l'è cercata, non se l'è cercata, non lo so. Bisogna vedere tutto il dettaglio di come è andata a finire la cosa fino ad arrivare all'azione di merda, no? Avete capito? Che bene lavora Pisini. Quindi, invece, quelle che ho conosciuto io, dice il mio amico, a Reggio Calabria provincia, e più mi ricordo, te la tira stritta, a Palmi. Ma se tu vuoi scherzare, scherzo pure io. Ma se tu vuoi scherzare per umiliare, per portarmi alla malattia mentale e soffrire quindi, allora lì io non cedo più, per te ci sono i forni crematori. Non parlo di ebrei. Che gli ebrei non c'entrano un cazzo perché sono persone innocenti quelle che ha ucciso quell'altro demente di Hitler aprendo la parentesi Hitler non è stato manco furbo perché se c'ero io a farlo ragionare dicevo senti Hitler vedi che abbiamo un debito con la Francia che mi pare erano 800 milioni di oggi quelle attuali quelle di allora sono 500 milioni paragonando da ora 800 milioni di dollari se non ricordo male. Ti rendi conto che però comunque gli ebrei, chiudendogli le attività, non ti danno il PIL che ti aumenta. Quindi, detto questo,
cioè Hitler, non ha colpe Hitler, perché Hitler due volte è stato bocciato immeritatamente, io ho sentito, dalla scuola d'arte. Quindi se non c'è il merito, quindi se non c'è per tutti la possibilità di farsi un avvenire e programmarsi la vita avendo soldi giusti, qualcuno può uscire pazzo come a lui. Ma in questo caso, chiaramente questo è un film per fare capire, nel momento in cui una persona subisce, per esempio se lui apre la porta posso innervosire, non ti devi innervosire, perché magari quando uno parla pari probabilmente si può innervosire perché è preso. Mi ricordo quando dalla porta ho visto che ha aperto la porta tipo piano piano, tipo così, faccelo lei, apre la porta, vedi, no così, però più spaventata forse. No. Hai rotto la cosa, fammi finire. Sì, fammi finire. Ragione, nina mia, vista, mi sono corretto, però non l'ho detto in maniera più forte. Però non ho proprio i fastidi, come fammi finire, dai. Tutte me le trombavo io. Aspetta che secondo me può venire Teresa. Ecco quello che ho visto. Vedi, quando dico Teresa magari sto cazzo i cellulari mi cadono. Comunque stavo dicendo, quindi io non vado a mettere nei forni crematori, stavo dicendo, alle persone innocenti. Io vado a mettere nei forni i cattivi costantemente. Cattivi, cronici. Quindi questo ha che mi ha portato a ciò e a litigare con mia moglie sono stati loro. Quindi la legge deve essere messa, c'è cioè una legge in cui metti in tutti gli ambiti telecamere, perlomeno quelli chiave, per esempio le strade, quelle che potrebbero far capire mentre uno c'ha la telecamera, suona l'allarme soprattutto quando può essere un discorso che la telecamera capisce, quindi che può fare suonare a sollecitazioni di comprensione, che quello può essere un sacco con un corpo. Quindi anche per esempio se uno ci sono dei palazzi hanno deciso di mettere le telecamere, vorrà significa una cosa, perché le telecamere le avete messe in certe case e non si può mettere in ogni casa del mondo, per esempio, almeno quando tu entri sai chi entra e chi esce, questo è un esempio. Capito che voglio dire? Che buona! Sa proprio recitare, vedi, Laura Pausini. Qui con questo tipo di trucco sembra una persona che conosco, non mi ricordo chi è. Stavo dicendo, quindi, se vi comportate male, poi nasce un altro Hitler, ma peggio di lui, cioè io, nel film chiaramente, no? Farvi capire chi subisce può, in poche parole, dire grasso di merda, troia. Io voglio andare in un'altra crociera, io onestamente vado in crociera, quello che stanno. Io è che là, tu mi dici a un dipigista, dice non hai soldi, sa c'è come te, come le pigliari. Perché una crociera ti può, come dire, cambiare la vita, ti può caricare, ti può sempre far litigare. Però hai comunque dei ricordi, anche se non ti dimentichi come devi praticare certi ricordi. Visto solo Luca con questo tipo di trucco in viso. Siamo giornalisti dove vivi sempre, sì. Perché lei tutte le volte che mi chiama per propormi di fare un'intervista, dico Dalia scusa sto entrando in un aereo, quindi non riesco mai a finire le interviste che devo fare. Ma hai imparato anche tutti i gesti che fanno, sai, sulle aeree, le hostess? Quelle così. Sì, quelle cose così. Non sì. Tutti, non li so veramente. Dovrei saperli perché sono 5 anni e bisognerebbe guardarli con molta attenzione. Per una che aveva paura anche di volare, perché non voleva spostarsi da sola a loro. Beh,
La mia idea era andare al massimo fino a Faenza. Che buona. Laura Pausini, porco Dio. Io sono ancora... Io che bestemmio. Quando posso vado in bicicletta. Questa è sempre una parte cinematografica che ho scritto. Perché questi grassone, troie, che esistono anche negli ambiti delle religioni bibliche, pezzi di merda, si sono portati in un modo che mi rimproverarono quando facevo cose positive, bellissime, educative, e non mi rimproveravano, ma non è che io facevo cose negative, per farvi un esempio, non mi rimproveravano, non mi perfezionavano, magari se facevo qualcosa di buono, comunque non mi riproveravano mentalmente se facevo cose negative, quando mai non ne ho fatte, cioè io pecco, sbaglio, non è che io però faccio cose quanto a loro, eh? Mancare il rispetto è molto difficile, cioè non l'ho mai fatto in realtà. Sempre così bisogna fare, mettersi il trucco, lei, secondo me. Cioè il corpo sembra di Teresa alla vista così, seduta, vista da così. Sul disco, piccolo, qua c'è scritto uno di due. C'è scritto uno di due. Speriamo che lo veda. Come no, figurati. C'è scritto uno di due e questo vuol dire che tutte le canzoni che ti sono arrivate non ci stavano. Quelle che mi piacevano e che mi hanno veramente fatto sentire qualcosa nella pelle. Io le scelgo molto con questo braccio. Da sempre, quello destro. Cioè? Perché se mi viene tipo il pelometro a palla, cioè i peli del braccio... Non ho capito, Laura, spiegami bene, 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 bene. Allora, c'è un pezzo di colore di Paola. Aspetta, allora, con calma, una cosa da voi, perché tanti aerei poi uno fa anche confusione. Esatto. Allora, cosa vuol dire che tu scegli i dischi col... Che bella espressione che ha fatto ora, guarda a destra e a sinistra con gli occhi. Quelli che ho, quella sì, donna, sì. Si smuovono quando sento qualcosa di emozionante. Sì. E la musica la scelgo sempre con la pelle. Cioè ti arrivano delle canzoni, sì, da inserire il disco e tu guardi il braccio destro, non il sinistro. Non ho neanche bisogno di guardarlo. Cioè quando sì, senti, sì, 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 solo sul destro e sinistro. Non mi succede mai di qua, non lo so perché. Non si sa perché. Qua, è il famoso, la botta che mi... Tra l'altro... Sì. La forma di pelle d'oca vuole intendere Laura Pausini più... per emozioni positive. Alla fine dentro l'album metto solo quelle che... Per potersi esprimere ti comporta questo. Non scherzi, cioè io mi devo molto molto emozionare. Molto emozionale. Senti, in questi 25 anni c'è anche un turno... Hai capito? Perché offendo? Perché poi, per farvi capire, se voi vi comportate così, senza motivo, in maniera negativa, è logico che mi comporta reagire in questa maniera. Allora, 21 e 22 e 27. Ecco, lo vedi? Mi hanno messo tutte le facciole mie. Un po' come il Papa. No, no, come il Papa. No, Francesco, scusa, no, no, no. 21 e 22 e 57 del... No, ma lui vuole. Del... è arrivato in Italia. 21 e 23 e 06 del... Comunque se pensate che non sto facendo le riprese per bene, male, vi trovate su YouTube cose che si possono confondere. Se vedete gli orari, capite qual è l'ordine. Vedi, facendo così, guardando di là, io le pupille le vedo così alla Teresa. Quindi, dovete capire perché faccio così. Uso due cellulari. 21 e 23, quindi ad ogni... azione negativa, ad ogni comportamento negativo, ad ogni provocazione, ad ogni, comunque, per esempio in questo caso, indifferenza, maleducazione, scorrettezza, ho da fare, maleducazione, quindi essere scortese, essere maligno, essere appunto una persona che margina, una persona che non capisce un cazzo, che sono una persona per bene. Non faccio niente di male, non dico niente di male, vuol dire che... E fanno figli, capito? Evitano di far fare figli a persone come me, persone per bene, però loro sì. E l'ho portata chiaramente nel film a lei, a Teresana. Ha portato a questa condizione che non può fare più figli, dico nel fine film, no? Perché... quando per esempio era
che c'erano dei bambini che si muovevano. Facciamo così. Tipo una cosa del genere. Perché troppa confusione la fanno innervosire forse. O forse vi ricorda i passati, io non lo so. Questo avete comportato voi, pezzi di merda, troie, pompinare, buttane, zoccola pure della Madosca, per non dire altra cosa, lasciamo perdere, che oggi ho contato un giovane, non va fatto. Ma se bestemmia facciamo capire che poi la pazienza ha un limite, no? Perché manco Dio e la Madonna non interviene, intervengono solamente per le persone cattive, cioè intervengono positivamente, su quelle buone negativamente. Quindi queste azioni vengono fatte pure dalle persone delle religioni bibliche, quando io dico cose giuste, quando io faccio cose giuste. Quindi io e lei siamo arrivati alla condizione di non poter avere figli, perché dicono, chiaramente sempre nel film, che siamo causati appunto, quindi queste condizioni psicologiche ci hanno provocato le persone sane, che si credono sane, quindi queste persone sane che commettono queste azioni negative, forni crematori, io li metto. Perché mi avete fatto arrivare a questa condizione, poi anche di non avere soldi. Che vedete sempre nel film, sto interpretando. 21 e 2601 e del 18-3 2018. Sì, era disperata, diceva speriamo che partano presto. Stava costruendo tutti i Lego del mondo con tua figlia. Vabbè. Molto sveglia, allora, Paolina. Sì, Paolina è forte. Allora, adesso mandiamo la pubblicità e poi ripercorriamo insieme tutti i 25 anni di Laura Pausini e dureremo anche per 25 anni. Posso annunciare la pubblicità? Ma se ne sono... Aspetta, facciamolo da quale camera volete? Quella che vuoi tu. Quella lì, perché devo fare una roba tipo... Vedi che questa qua mi va a fare una trasmissione televisiva tra poco. No, voglio cantare adesso. Voglio cantare, aspetta. Sì. Pubblicità. Eccoci. Pubblicità, detta tipo cantata. Canto. Sì, è venuto. Mi sa che blu sarà solo la candela. Il resto è ancora meno commestibile. Due pizze da sporto? Tranquillo, alla nostra cena ci pensa The Fork Club, con cui puoi prenotare inoltre 10 nella ristorante in tutta Italia. 24 ore su 24. È facile. Allora scegli il ristorante giusto per l'occasione e in un attimo lo prenoti. Dai, preparati che ho già fermato il tavolo. Filippa, la sorpresa l'hai fatta tu. Ristorante strepitoso, cucina da favola e vogliamo 19. E poi magari un caffè, magari un dolce, un amaro. Sì, però poi magari la sorpresa la troviamo nel conto. Ma non ti preoccupare, con The Fork hai sconti in tantissimi ristoranti. E poi fino al 31 marzo con The Fork Festival hai il 50% di sconto in oltre 1000 ristoranti in tutta Italia. E lo sconto viene applicato direttamente alla cassa, bevande incluse, niente coupon. Ho capito, mai più senza The Fork. Scaricate il porto, i ristoranti per ogni occasione. C'è questo, 23, che esce un cazzo. Fatti una lettura, ragazzo, queste cose che scrivi, che pensi di poter dire a quelle ragazze, è probabile che non servono, non possono, possono anche non dare effetto, che magari non li darai. Il mio primo Oscar, Christian. Questo può essere un bel film. Rosamund Pink. Quale film è? Amo gli indiani. Ostili dal 22 marzo al cinema. 22 marzo. Rimandare non conviene. Ce lo vediamo, io non dico a te, ninna mia. E quando il mercato tutelato finirà, per tutto il 2019 avrai un prezzo trasparente e bloccato. Chiama subito. Ciao, sono Elena. E la mia vita gira come una giostra. Prendermi cura di me stessa non è semplice. Perciò non chiedetemi che diete strane seguo. Poi il bello che io vedevo nel film, chiaramente dice il mio amico, le due troie, che poi l'ho chiamato da capire e da comprendere, ma ora che ci penso non fino alla fine, perché noi ci prendo la testa, ti metto la testa sotto i piedi, ma sempre pacifico, parlavano in maniera di me e ridevano. Ma non per forza devo dire che ridono perché do un'immagine negativa o perché vedono pensare negativamente, ma se ancora comincio ad avere lo stesso pensiero, io vi porto in tribunale perché mi avete cagato il cazzo, avete capito? Samsung Galaxy S9. Hai capito? A 20 euro al mese. Vieni nei negozi.
Hai capito? Siamo italiani, nati 25 anni fa da questa domanda. Come è fatta la spesa intelligente? Io, quella di Venezia. È conveniente e seleziona prodotti di qualità che trovi solo da noi. Dopo 25 anni... Uscire quella di Venezia, mi dissi... Perché? Perché solo chi si fa domande trova le risposte. E per festeggiare con voi i nostri 25 anni, vi regaliamo 25.000 spese alla settimana fino al 31 marzo. Quello ho fatto, pare che... Hanno strangolato una l'altro ieri. Queste cose, ma vediamo se ha. È l'ipotesi del caso, lui si è ammicchiato con questa storia del maniaco. Ho fatto finta da ammucare. Questa cosa può anche essere breve. Siamo all'inizio di un grande anno. Viola dell'omicidio, lei dove? Vogliamo continuare a giocare a nascondino? Ma che bella. Inna signala! Gnignere! Gnigna, gnigna, gnigna! La gnigna è manellaccia! Tipo la voce di The Mask. Paura. Vivimi. Voglio cantare. Poi voglio ascoltare. Voglio cantare. Durante la pubblicità c'è stata una rivelazione che riguardava Marco. Non si può. No, ma io sono solidale col tuo papà. Bravo, diciamo solo questo. No, diciamo... Siamo su Rai 1, ricordati Fabio, non devi dire troppe parolacce su Rai 1, da quando sono qui ne hai già sparate due. No, tu le dite due, io ho fatto anche finta di non sentire una delle due, quindi sono stato bravissimo. Hai ragione. Ma comunque se n'è andato? Sì. Marco, se n'è andato? Sì, ormai ti ho... Mai. Sono però già... diciamo una cosa bella, che vorrei che anche mia figlia ascoltasse. Dia papà a me, cioè... Perché Marco se n'è andato? Ma non si può, sì, dire. Che si può, che poi crescono. È andato perché aveva che voleva un bacino. Bacino. E tu? Sì, ma adesso bacino normale glielo dato. Vabbè, quello più intenso. Quello più intenso, non io mi dato. Sentivo pronta, capito? Brava. E lui mi sentivo andato. Pronta a un'altra disorata. Quindi ma tutte le bambine in ascolto, soprattutto la mia, non è obbligatorio dare i bacini quando a i bambini. 14 chiedono. Anni. Brava. Meglio che vada via, che poi fate anche delle canzoni e si vince Sanremo, perfetto. Ah, perché se n'è andato da Marco? Se io ho 12 anni. Chiaramente non potevo mai rifiutare. Chiaramente sto parlando se io ho 12 anni e lei 12 anni, no? No, perché no, peraltro devo specificare perché c'è qualche demente o maschio o femmina che capisce il contrario. Sparto sono anziani o adulti, perché è capitato, dice il mio amico, no? Se io ho 12 e lei 12. No, io 35 e lei 12. No, perché non mi interessano. Avete capito, pezzi di merda in malafede? Che pensate il contrario, pezzi di merda e troie pompinare. Che avete sempre sto interpretando il mio amico, no? Però a me non interessano le persone minorenni. Se io chiaramente nel film dico, se io avessi 18 anni e 12 anni, e lei che avete 12 anni, non so se ne aveva 12 anni, forse lei il Marco ne aveva di più, se chiaramente ero io quel Marco, con me basta dire niente, già il bacio intenso sarà. Via dove stanno i miei genitori, insomma, sempre lì in zona. No, così ci andavo a piedi, cioè era più facile, no? Penso. Quindi, non, sinceramente, nel 93 non c'erano i talent, non c'era neanche tutta questa frenesia al successo. Quindi, io ero contenta di cantare le canzoni di Anoxa, di Patti Bravo, di Nina, della mia mitica Ornella Vanoni, di tutte, di Iva, un repertorio pazzesco. Insomma, ci sono delle cantanti italiane che mi hanno molto ispirato, per me andava bene così. E poi è arrivato. Mio papà però mi ha detto: ma non vedi che quando vieni a cantare qua nel ristorante, tutti mi chiedono quando arrivi te. Io vorrei cantare io. Allora mi ha scritto. Fate accendere un sorriso. Perché così più o meno, alla Teresa. Il modulo di. Sì, sì, è simpatica là, è sempre stata simpatica. L'altra volta io li mangio, voglio il pubblico. Sì, le cassette sono io. Mi sono alzato che pensando con la Teresa. Se è vero. Con un nastro sul quale si esatto. Le voci. E mi prese. Tipo così. A andare a fare il cassetto caro, arrivai. Così si muove. Caro, però, sempre sto interpretando, vedi? Dei discografici, dei manager che mi lui. Sai perché c'ha Charlie Chaplin? Ha saputo interpretare quel tipo di camminata. Perché, se non ricordo male, lui interpretava delle persone
che non ricordo che se avevano delle patologie, per questo camminava così, io non ricordo bene. Quindi se tu osservi, vai ai centri psichiatrici ad aiutarli, sto giudicando. Quindi sì. Simpatica Laura. Sei parecchio anno. Sì. Ma l'ho manco vista, vedi? Perdo, quando io vedo, la posso vedere. Secondo me, posizionando. Ora, come posso immaginare che fiso avesse? Lo puoi anche immaginare. Stai sparecchiando. Cosa del genere. Ma per forza, così, conoscendo lei, devi capire come potrebbe essere. Quando era bambina? Quando era bambina stessa parli. Sentai. Questo l'ho avuto. E dov'era lì? Qualche festa di piazza? Ma dove? Dove era in chiesa? Che ne so, l'ha avuto qualità. Sì. Non mi ricordo in quale mano ce l'aveva, così era. Tipo una cosa del genere. A destra o a sinistra? Guarda che ha cambiato mano però. Grazie mille. E però quando l'ha baciata, non so, forse con la Cuccarini. E poi la solitudine, poi ha fatto così. Bella, mi piace come ha cantato. L'emozione, perché si ricorda quei momenti. Che bella espressione qua. Minchia, più femminile là. Tipo attrice. Ma che bel look, io mi eccito, porco dinci. Ricordo quando ho fatto la parte con Checco Zalone. Capra! Cioè, ti dico, io ho paura di perdere qualcosa, perché pensando di metterle in punti che non vanno,